Ragazzi, buongiorno. La pescata di oggi si apre così. Un bel sarago, avevo appena lanciato la Vulcan. La Ninja era già in pesca da 10 minuti. Stavo per venire a fare l'introduzione del video ed ecco cos'è arrivato. Purtroppo ha ingoiato l'amo, quindi non potrò rilasciarlo. Bene, è un bel inizio. Il mare è in scaduta. Poi ho visto una manciata sulla Vulcan, torno subito. Ero girato di spalle, quindi non ho visto se ha mangiato. Mi sa proprio di sì. Proprio di no. Niente, falso allarme. Ragazzi, io innesco subito la Ninja, fa un freddo cane stamattina. E poi torno. Allora ragazzi, vediamo se abbiamo 5 minuti di tregua per fare un attimo due chiacchiere, perché da quando sono arrivato dal primo lancio mangiate a ripetizione, quindi vuol dire che sono arrivato proprio nel momento di alta attività e di questo mi dispiace perché io preferisco arrivare sempre un po' prima. Però sono venuto appena staccato dal lavoro stamattina, quindi prima era impossibile arrivare. Adesso la Vulcan con l'innesco del canolicchio e nella Ninja il calamaro che prima ha colpito alla grande. Adesso vorrei fumarmi la sigaretta. Allora, la Vulcan sono due o tre lanci che faccio per il momento. Leggera, molto morbida, flette molto bene, si accompagna, si presta molto bene al lancio anche in abob con 125 grammi. Non ho ancora provato un side perché comunque non ho bisogno di fare distanza perché la mangianza è tutta qua nei primi 40 o 50 metri. Sto pescando con sfere da 125 grammi, dopo aver perso quella spigola nel video precedente, la piramide è abolita per me. L'acqua è molto torbida, infatti ho anche l'americano perché spero in qualche ombrina. Purtroppo il tempo a disposizione è poco, ragazzi, quindi dovrei andare a dormire dopo, altrimenti non affronterò un'altra notte in azienda. Anche questa volta ho scelto il treppiedi, molto comodo. Quando il mare non è molto formato, comunque non c'è molto vento, che le canne si muovono contemporaneamente tutte e due, uso il treppiedi. Quando invece il mare è molto forte, allora vado di picchetto alto. Il canolicchio non è fresco, ma è allucinante. Appena lancio quella col canolicchio, mangiata. Oggi non vi dirò molto sulla Vulcan perché comunque ho bisogno di qualche pescata prima di poter dire la mia. Per il momento sono abbastanza soddisfatto e mi fermo qua. E un'altra cosa che vi volevo dire, ragazzi, grazie perché vi state scrivendo davvero in tanti, mi scrivete anche nei commenti, io cerco di rispondere a tutti, mi fa molto piacere andare a pesca con qualcuno di voi perché qualcuno mi ha scritto se ci vediamo per un caffè o per andare a pesca, perché quando sono andato a pescare sono sempre a disposizione. Stamattina avevo intenzione di cambiare spot, però poi non me la sono sentita all'ultimo, visto che avevo poco tempo, non volevo rischiare di arrivare in una spiaggia dove poi era impossibile pescare, perché il mare è molto agitato e almeno qui conosco lo spot e
cui sono fidato di venire qua. Il pesce in canna e mi si è incagliata la lenza alla boa, ma è bello che verso la boa c'è nato proprio il pesce, perché la canna era sulla destra e me l'ha portato tutta a sinistra. Non mi va di rompere il filo, non mi va proprio. Ora vedo se la lascio un po' in bando, vediamo se il pesce tirando dall'altro lato. Ragazzi, la situazione è questa, l'attività è calata parecchio. C'è ancora mangianza, diciamo, sul canonicchio, mentre invece l'americano non l'hanno proprio toccato, quindi adesso andrà a pescare il canonicchio anche sulla mucca e lanciamo su.
naturalmente, ragazzi, visto che non abbiamo preso altro, il Sarago, che sono riuscito a mantenerlo vivo nonostante l'amo fosse in profondità, lo rilasciamo. Io non sono molto convinto che una volta ingoiato l'amo il pesce sopravviva, però alcuni dicono di sì, quindi tanto vale rilasciarlo. Se quella spigola nello scorso video non scappava, avrei rilasciato anche lei, perché era la prima della stagione. Ma lei non lo sapeva. Ragazzi, detto questo, io spero di avervi tenuto compagnia. Purtroppo la battuta di pesca finisce qui, io vado a dormire. I pesci arriveranno. Bisogna solamente riuscire a trovare il tempo per fare una battuta di pesca come si deve. Il tempo mi sta mancando in questo periodo. Però ve ne siete accorti, io cerco di venire nelle ore di buco che ho, ma dopo aver fatto 8 ore al lavoro durante la notte, venire a mare 3 ore è pesante, però ce la metto tutta. Devo riuscire a trovare più tempo, in qualche modo farò. E una volta che riusciamo a organizzare una brutta ripesca fatta bene, lì arriveranno anche i pesci. Io nel frattempo vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi ho fatto compagnia, se è stato piacevole. Ci vediamo a pesca.